Più ampio il perimetro emendativo delle opposizioni che contestano al decreto una stesura frettolosa e non omogenea. Il tema mobilità del personale è al centro dell'attenzione dei 5 Stelle. Ci concentriamo principalmente sullo spoil system, che qui viene aumentato fino al 30%, perché riteniamo che si acceda alla pubblica amministrazione mediante concorso, e al tempo stesso vogliamo garantire l'utilizzo delle graduatorie di idonei vincitori di concorso da parte di tutte le amministrazioni. Poco fa il ministro Madia ha illustrato i contenuti della legge delega sulla pubblica amministrazione varata ieri dal governo e che implementa il decreto certificati a domicilio per i cittadini, norme nuove su accesso e inquadramento dei dirigenti e ufficio territoriale del governo come unica interfaccia del cittadino sotto la gestione del prefetto.